Amici di Bici Sport, di qui bicisport.it, dal Tour de France alla Vuelta di Spagna, passando per i campionati del mondo con Vincenzo Nibali. Vincenzo, allora, tanta carne al fuoco, il tour che si è da poco concluso da una settimana, mondiali in vista tra qualche giorno e poi Vuelta di Spagna. Cominciamo da Vingegaard, vincitore del Tour de France e correrà appunto la Vuelta. Secondo te vincerà anche la Vuelta, Jonas? Ma è arrivato veramente in una condizione ottima, perché anche l'ultima settimana veramente ha fatto vedere delle grandi cose al Tour, quindi sicuramente per lui sarà molto importante in questo periodo recuperare al meglio e poi presentarsi alla Vuelta, però dire che sarà magari il futuro vincitore attualmente è un po' difficile, vediamo anche tappa dopo tappa e specialmente dopo la prima settimana come sarà. Tra l'altro Vuelta durissima, no? Ci sono 9 arrivi in salita, se non ricordo male, insomma. Ma la Vuelta non ricordo che qualche volta è stata più semplice del solito, quindi ha sempre presentato tanti arrivi in salita, tanti arrivi alle volte molto esplosivi, molto con questi, diciamo, particolari delle salite molto brevi e quindi molto, molto impegnative e dure, e quindi ha molte volte il finale è sempre stato abbastanza concitato e ha favorito sempre dei grandi scalatori leggeri, ecco. Vingegaard che ritroverà Roglic in squadra, ovviamente, il vincitore del Giro, il vincitore del Tour, come si comporteranno secondo te? Ma chiaramente ci saranno degli ordini di scuderia. Ma se tu fossi il loro direttore sportivo in ammiraglio. è molto dura da gestire, chiaramente, però io credo che bisogna, come dicevo prima, vedere come sarà la prima settimana e poi da lì capire quali sono veramente le condizioni dell'uno e dell'altro, ma insieme possono costruire una buona classifica, una grande classifica. Esatto. La resa di Pogačar al Tour nell'ultima settimana ti ha sorpreso o tutto sommato ci poteva stare visto l'incidente? Come ho detto anche in altre interviste, ho detto sì, l'avvicinamento magari non è stato perfetto per lui, però si è presentato in grande condizione. Forse ha pesato un pochino il fatto di aver preso quel distacco importante a cronometro nell'ultima settimana, che avrà pesato anche mentalmente, però ricordiamoci che comunque è arrivato secondo, non è che è andato piano. Mi ha lasciato un pochino più perplesso la giornata successiva, dove ha perso veramente tanto terreno e lì chiaramente bisogna capire il motivo e il perché anche lui nel tempo magari lo valuterà, e questo, no? È sicuramente un qualcosa da cui riporre tanta attenzione. Fa bene non fare la Vuelta, però secondo te? Ma riprovarci? Non lo so, probabilmente avrà focalizzato un pochino un finale di stagione diversa. Ora per lui l'avvicinamento al Tour è stato veramente molto difficile e complicato, perché inizialmente dobbiamo dire che è stato anche un po' un attimo a rischio. Emotivamente bisogna vedere quanto è pesato questo Tour de France. Per la Vuelta non lo so se è giusto dire un no o un sì. Ma io ero più dell'opinione che magari prima si rientra alle corse è meglio, però negli ultimi anni questa cosa è cambiata, ecco. Senti, Pogačar, Vingegaard, il prossimo anno doppietta Giro Tour, almeno possono farcela, o se non è il prossimo anno sono due corridori che potrebbero provarci quantomeno. Ma prima di tutto vediamo un po' come sarà questo avvicinamento di Vingegaard per la Vuelta. Se dovesse vincere, chiaramente non penso di vederlo al Giro d'Italia, o forse magari anche sì, salvo altre combinazioni da parte del team o di idea, e magari puntare ad essere magari il prossimo corridore a fare una tripletta. Quindi lui, vedi Vingegaard, e Pogačar invece al Giro d'Italia secondo te? Insomma, sarebbe bello vederlo anche tra te al Giro. Ma si parlava tantissimo di avere già Pogačar quest'anno al Giro d'Italia, poi non è arrivato perché nella testa sua c'era l'obiettivo di andare a bissare un altro Tour de France. Questo non è successo, non è arrivato, però comunque ha fatto sempre una grandissima prestazione. Bisogna capire quali sono anche i piani della UAE in futuro e quale tipo di investimento hanno in programma per i corridori forti, sì, non li mancano nei prossimi mesi, esatto, insomma. No, hanno veramente un parco corridori che è veramente molto molto importante, molto forte. Hanno almeno 10 capitani che possono comunque fare una buona classifica. E bisogna capire quali sono i progetti anche della UE. Una bella scelta. Dalla Vuelta al Mondiale ci siamo, ormai è iniziato il conto alla rovescia. Il tuo favorito, un nome su tutti. Allora, Evene Poel arriva con un biglietto da visita molto importante, vedendo quello che ha fatto nell'ultima San Sebastian. Poi si lascia comunque dello spazio anche a Van Aert, Van der Poel.
tanto sarà importante anche il meteo. Se le condizioni sono difficili, chiaramente per Van Aert e Van der Poel è una situazione, diciamo, molto buona per loro, e capire come sarà anche per Pogacar, che sarà presente, come abbiamo capito, che cosa ti aspetti da vedere Pogacar? Fughe da lontano? Ma fughe da lontano, sicuramente ci sarà anche un grande controllo da questi corridori qui. Bisogna capire come correrà la Francia, bisogna capire come correrà la Spagna, che è molto simile all'Italia, se bisogna anticipare i tempi o essere presenti nelle azioni degli altri team, che sicuramente potrebbe essere anche una buona carta da giocare. Mi sento di parlare della nostra nazionale, perché comunque non abbiamo un leader unico, non abbiamo chiaramente il campione come può essere in questo momento Van der Poel, Van Aert o altri che abbiamo appena citato, però è una nazionale che può colpire, può lasciare il segno, può raccogliere qualcosa, e bisogna comunque sostenere la nostra nazionale. Trentin, Bettiol, abbiamo visto anche in altre occasioni anche lo stesso Velasco andare in fuga da lontanissimo e arrivare davanti, fare delle buone cose. Chiaramente, se aspettiamo gli altri, dobbiamo inseguire gli altri corridori. In questo momento, come abbiamo visto anche in altre gare, è un pochino più difficile e complicato. Quindi la cosa buona magari è quella di cercare di magari anticipare i tempi o coalizzarsi con altri nazionali. Quello potrebbe essere uno schema tattico utile, voglio dire, sia a noi che appunto ad altri corridori. Probabilmente sì. E poi il medio, come ho detto, se le condizioni sono più difficili, forse per l'Italia mi sento di dire che abbiamo un piccolo gap in meno, quindi un piccolo vantaggio in più. Ultima domanda: hai fatto il nome di Remco, ovviamente viene poi di Van Aert, Belgio, poi c'è anche Philips, Belgio, come si l'Olanda, gestiranno anche loro, voglio dire, però rimanendo sul Belgio, Remco, Van Aert, Philips, sarà una lettura di corsa molto, molto difficile. Poi, come ricordiamo, non ci sono le radio, quindi saranno poi anche sul campo i corridori a prendere delle decisioni. Non che questo non avviene anche in una normale classica, perché comunque devi essere lì e leggere la gara, però quando si fa una gara a due punte già è un pochino diverso. Solitamente in una combinazione di una tappa o di una classica si sa più o meno com'è, e poi lungo la gara ci sono anche delle altre indicazioni, perché arrivano le informazioni, un atleta può star meglio, un atleta può star male, quindi avere anche un colloquio tra i vari corridori, una nazionale unita, sicuramente quello può aiutare tantissimo. Però fare una previsione adesso di come sarà svolta la gara comunque è molto molto difficile. Adesso vedremo, insomma, anche il meteo. Vincenzo, grazie di tutto, sempre in grandissima forma. Ti rivediamo giro, insomma, come assolutamente sempre. Sì, corse amatoriali, gran fondo, strada, no, corse amatoriali no, torno al professionismo adesso, ci dice no, amatoriali no, torno al professionismo. Sì. sono più altro anche molte presenze, quindi è così, però in questo momento va bene, più che bene così. Sempre bello rivederti e chiacchierare con te. Grazie Vincenzo, grazie. Ciao ragazzi, alla prossima.